Mister, benvenuto a Napoli. Grazie mille. E quali sono le prime sensazioni da allenatore degli Azzurri? Buone sensazioni, già ho ricevuto un'accoglienza calorosa, quindi ringrazio i tifosi. Quando da ieri sono arrivato in città e ho visto tutte queste bandiere, tutti questi striscioni per festeggiare il terzo scudetto dopo 33 anni e devo dire che è una bella cosa, si vede che qua si parla di calcio, si mangia calcio e si vive calcio, quindi è una cosa che mi piace tanto. Lei già ha giocato da avversario? Sì. Allo stadio Maradona. Difficile. Allora San Paolo. Sì. Che emozioni le trasmette? No, che so che la tifoseria del Napoli può incidere tanto sul fatto di mettere pressione all'avversario, di caricare i suoi propri giocatori e quindi veramente una cosa dove non vedo l'ora di iniziare in casa, diciamo. Lei è un grande amante di musica. Sì. Suona anche qualche strumento musicale. Sì, è un'altra vita questo. Se dovesse associare il Napoli ad un genere musicale, quale sarebbe? Una musica gioiosa, entusiasta, che ti dà voglia di ballare e di fare dei gol. E invece in ogni città in cui è stato lei si è sempre ambientato benissimo e ha sempre anche valorizzato quelli che erano i territori. Cosa conosce già di Napoli? Nel passato ho visitato Pompei, sono andato sulla costa amalfitana che è pazzesca di bellezza. Però Napoli, la città, non ho potuto girarla perché era un po' complicato all'epoca. Mi sono sempre detto che voglio girare l'Italia e quindi anche vedere Napoli, però pensavo farlo quando ero tranquillo, non allenatore del posto. Adesso sarà un po' più complicato, anche se voglio visitare lo stesso, conoscere la città e la regione. Sono tante belle cose da fare, che una volta che avremo fatto un bel lavoro per riposare andrò a passeggiare e a visitare tutte queste cose. A Napoli si parlano tante lingue, lei ne conosce tante, ma le due lingue che si parlano principalmente a Napoli sono l'italiano e il napoletano. Sa già qualcosina in napoletano? Non ancora, però sono sicuro che anche con voi sarò a buona scuola, sicuramente. Perfetto, grazie mille, se le va un saluto. Sì, un grande saluto e soprattutto grazie per l'accoglienza, era una bella sorpresa oggi e posso solo assicurare che darò il mio meglio e che farò di tutto per continuare a vedere dei tifosi gioiosi come sono oggi.